Franco! Che c'è? Beh, calmati un momento, ti sto chiamando per sapere se hai qualche novità di Flora. No, qui, cioè, là in palestra non l'ho vista, non è in casa. No, non è tornata e non ha chiamato. Beh, molto strano, Flora avvisa sempre quando esce di casa. Io se la vedo ti avverto. Aspetta, questo chiasso cos'è, la palestra? No, qui, sono qui con degli amici, in un bar sto bevendo una cosa. Senti, Franco, non avrete per caso aperto il pub, no? Me lo auguro. Massimo, per favore, dopo tutto quello che è successo vuoi che apriamo il pub? Sta tranquillo. Va bene, se hai qualche novità chiama, io farò lo stesso. Ciao, che cosa è successo? Non sei più partito? No, sono rimasto, sono preoccupato per Flora, è tornata? No. Max, lascia che ti aiuti, io ho i miei contatti, possiamo provare con l'ambasciata, anch'io ho questi contatti, ma non sarà niente di grave, del resto Flora ha lasciato una lettera e quindi... Secondo, cugino, come stai? Bene. Sei rimasto per il nostro matrimonio? No, sono rimasto perché volevo sapere di Florenzia, volevo sapere che cosa era successo. Ah, di Florenzia, sì. Che carino, tutti vogliamo sapere di Florenzia, c'è qualche novità? No. No? No. Sai che cosa ho pensato? Magari è una stupidaggine, ma sì. Non sarà con Lorenzo? Lorenzo? Dico così, dove c'è stato fuoco, le ceneri restano, sì. No? Credo, può essere. Va bene, a me sembra ridicolo l'idea, però bisogna tentare tutte le possibilità e quindi vado a cercarla. Va bene. Ti accompagno. Ma che fai? Lorenzo, stiamo cercando Flora, l'hai vista per caso? Flor, Florenzia! Sì. Sono stato l'altra volta con lei, siamo stati così bene, una bomba siamo stati, sì, e per cosa? Per cosa? Sono preoccupato per Florenzia e spero che non sia in un posto dove potrebbero farle del male. Ma no, accidenti! Io pure la sto cercando di persona, dimmi dov'è finita! Sì, se lo sapessi te lo direi, ma non lo so, quindi per favore devo fare cose molto importanti. L'ho vista. Così non sapevi niente. Lorenzo, sei per me, non voglio vedere nessuno. Avete sentito? Per favore, potete andarvene. Flor, tu non calma, non puoi farmi cominciare con queste scene, ti prego. Per favore, basta, smettila, è casa mia. Bene, è casa tua, ma fammi parlare con lei. Basta. Lorenzo, non mi puoi fare questo. No, a me no, ai ragazzi non puoi fare questo. Ho bisogno di una spiegazione. Ragazzi, se insistete è peggio. Ragazzi, ve lo chiedo per favore, io ti capisco, però non vuole parlare con me. Con me non vuole, domandale se vuole parlare con me. Dalla faccia mi sembra di no. Flor! No, ragazzi, per favore, grazie, siamo soli, finalmente soli, amore mio! Lorenzo, sei un genio! Molto bene, Lorenzo. Ottima recitazione, Flor. Sai, noi non ti meritiamo, siamo molto cattivi. E tu così buona, come sei bella. Flor. Basta! Stai bene, ti sei fatta male, stai bene. No, non è niente. Per favore, finitela così, rovinate tutto, la festa continua, allora, non è successo niente! Siete pazzi, eh? È la mia sfilata! No, state rovinando tutto! Non fare così! Smettetela! Olivia, per favore, vattene! Non crearmi altri problemi, vattene! Olivia, aspetta! Che serata! Meglio che Lippi Geniale faccia il suo lavoro, perché altrimenti mi sentirà tesoro. Io non ho cancellato gli inviti, ho avvisato la stampa e tutto pronto. Noi saremo sulla cresta dell'onda, amore mio. Cos'è successo a Massimo che non torna? Io voglio andarmene a letto, sono morta di sonno. Tu non te ne vai a letto, resti qua ad aspettarlo per convincerlo oggi. Eccolo, muoviti.
Massimo! L'ho trovata! Dov'era finita? Avevi ragione, era a casa di Lorenzo e la signorina non vuole parlare con nessuno. Ma come può essere? Che sta succedendo a quella ragazza? Non lo so. Io te l'ho detto, amore mio. Lei è molto imprevedibile. Molto amore, però poi abbandona la barca per qualsiasi cosa. Guarda ora che ha fatto, ha lasciato i ragazzi. E tutto per una storiella da... visto, no? Non so, amore mio, lei sta tanto male, è così gelosa che non vuole che io sia felice, non vuole che mi sposi con te, ma non dobbiamo permettere che lei continui con i suoi capricci. No. Tu hai ragione. No. Domani ci sposiamo. No! No, Massimo, per favore, non sposare questa frega, per favore, portami dove sta Flora, deve essere successo qualcosa, io la conosco, non è così. Roberta, ti ho detto, va a dormire. Poverini, bambini, è che mia sorella gli ha riempito la testa di chiacchiere, capisci? Li ha abbandonati e ancora la difendono. Massimo, non dare retta a questa frega, ascoltami, senti, io prima non l'ho fatto, ma voglio raccontarti quello che Flora voleva dirti, perché tu capisca che succede in questa casa. So già che cosa succede in questa casa, quindi ora te ne vai a dormire, ed è meglio che non facciate niente domani, perché io mi sposo in ogni caso. In fondo siete uguali. Sei una strega come lei! Oh, no, Roberta! Robby! Oh, poverina! Delfina, ora no. È meglio che andiamo a dormire, sai, perché domani ho una giornata pesante. Abbiamo una... Sarà un giorno eccezionale, un giorno meraviglioso. Speciale. Un giorno che stiamo aspettando certo che da molto tempo. Stupendo! Speciale! Estar seguro no es venderte en cuotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión, estar seguro es eso. Estar seguro de sentir un tiro, jamás quedarme en carne viva, donde no hay incendios, no hay heridas, mal herida. Se non potrai mai essere mia, perché, perché, perché continuo ad amarti così, Flor? Morti, abbiamo dormito troppo, sta per cominciare il matrimonio! Dai, Morti, dai! Fermo, io voglio fare colazione! Va bene, ecco, mangiati una di queste mele che ti dà energia, dai! Dobbiamo muoverci! Oh. Dai, Morti! Io sono troppo grande per queste cose, non posso! Dobbiamo vendicare Flor! Massimo non si può sposare con la strega, dai! Va bene, vi aiuto, ma vi do solo una mano e basta! Benissimo, io vado a prendere Roberta, poi ci vediamo in corridoio! E da lì all'arsenale! D'accordo! Ah, oh, sì, è un grande piacere di vederla. Bene, fa molto piacere. Come sta? Che piacere vederla. Non ci posso credere, non ci posso credere. Che assurdità, che peccato. Non è venuto nessuno, 3.000 inviti ho mandato. Peccato che 2.970 si perderanno questo matrimonio. Neanche secondo è venuto. No, viene secondo. Però è meglio così, Marla. Una cerimonia intima. Già ora, per favore, cominciamo quanto prima. Non fatemi perdere tempo, come l'altra volta. No, Marla, perché non vai a chiamare Delfina? Perché? Sì, la vado a chiamare. Ma è un peccato, guarda quanta gente dovrebbe essere seduta su queste sedie meravigliose, che si perde questa cerimonia meravigliosa. Sono così emozionante. Come mai c'è una telecamera? Dove? Una telecamera, qua, spegnetela. Questi intrusi riescono ad entrare dovunque. Adesso lo mando via. No, vieni, lascialo, poverino. È molto grosso, potrebbe picchiarti. E poi chissà che cosa diranno dopo. Chi hai? Ah, Gennaro, che paura. Che vuoi? Benissimo, sono al corrente di tutto, me l'hanno detto le ragazze senza esame. Già so tutto. È addormentata. Che non si è svegliata neanche per un secondo. Ma fa tutto con il ventilatore, perché funziona? Ah, è un trucchetto. Sì, che questo la tengo addormentata con il Red Flower Power. Sono del Nord America, sai, un soffietto e... Pah!
Vediamo, vediamo, sono attento, pericolosi. Attento. Voglio vedermi il vicino, nudi, non annuncio. Per ore. Ti addormenti? Vediamo. Quando tu andavi in cocarti io ero in Formula 1, Bonilla. Resta lì, Flor, resta lì, per favore. Aspetta e vengo a liberarti. Ah, come pesa questo Bonilla, accidenti! Resta lì, Flor, non ti muovere, che adesso ti libero. Ah, ma guarda un po'. Non è venuto nessuno, solo quattro gatti. Beh, è venuta la stampa. Uno solo, ma è sempre qualcosa, non tesoro. Non è possibile, mamma, io non mi posso sposare così, perché se stanno filmando si rendono conto che non c'è tu nessuno. Tu ti sposi in ogni caso. No. Tu devi essere divina, esultante, stupenda. Così la gente dice, mi pento di non essere andato a quel matrimonio a vedere quella bella sposa. Quindi devi piangere e ridere, piangere e ridere, come nei matrimoni, no. Hai capito? No, io non esco, non esco perché non voglio uscire se non c'è nessuno. O esci o esci, lo show deve continuare, fuori, andiamo. Andiamo. Che c'è? Di brufoli, tesoro. Che sciocchezza, ma quali brufoli? Non essere shock. No, c'è la stampa. Non gridare, non gridare, amore mio. Pensa ai milioni. Pensa alla corona, tesoro mio. Pensa a distruggere la serva. E che vuoi che siano 4 o 5 brufoli per una simile bellezza? Perché, mamma, mi pizzica. No, stai bene. Beh, calmati. Amore mio, faccio. Ci sono. Mammina è un grande genio, vita mia. Talco mentolato, amore. Così ce l'ho sempre con me, perché a volte la parrucca mi irrita la cute. Te lo metto. Ecco fatto. Ecco fatto. Sì, scoperti. Ancora un po' di pazienza. Sono spariti. Così. Sono spariti. Sei truccata come una geisha. Ah, bene, Tito. Mamma. Andiamo, vitamina. Sì. Andiamo. Andiamo. Al trionfo. Andiamo. Al trionfo. Dove sono? La novità di Cricco Regan è sempre molto originale. Si sposa perfino con una fidanzata brufolosa. Come va? È piacere vederla. La sposa invece di avere sangue blu, dalla faccia sembra avere sangue bianco. È Delfina. È la madre che faccia da ubriacona che ha. Oh, che trucco assurdo che ha la sposa. Malala. È l'ultimo grido della moda a Monaco, cafona. Che sogno è questo? Il mio conte è Massimo. In salute e in malattia, signore. Avanti, sorrida, sorrida, che non è un funerale. Che guardate con quell'aria di schifo, mi chiedo. Oh, come bello. Dove sono? Greta, che è successo? Vogliamo rovinare il matrimonio, insomma, dove sono? Tranquilli, piccolini. È la decisione di signor Conte e voi dovete rispettarla. Chiaro? Avanti. Dare me palline. Avanti. Lui sta risposando in giardino.